però non sono più in grado né loro né che loro hai a diciamo, soddisfare le esigenze di conoscenza minime di sicurezza di questa città. Io confido che nella multiservizi su questo aspetto, confido che potenziando questa struttura passeremo anche le nuove fughe, cioè la manutenzione quotidiana. E come vedete adesso per quei soldi che abbiamo facciamo degli appezzi un po' di lavaggio, anche lunghi, perché sono delle strade che non sono da anni, insomma, facciamo degli appezzi lunghi. Tutto questo vorremmo passare alla multiservizi, ecco. Per questo, io come voi, sarei sciocco a fare la difesa delle cose indifendibili, posso ecco, prendere un impegno quando sarà approvato lo statuto dei servizi ad essere molto più incisivo perché almeno lì si ottimizzi il lavoro di questi operai per fare qualcosa in più. Così come non credo che ci sarà fatto una stagione. Grazie. Consigliere Mucciola, è soddisfatto, soddisfatto. Io spero, Marco, che consigliere, questa, io spero che questa cosa però avvenga velocemente, non aspettiamo tutto. Cioè cominciamo, se c'è da dare un appalto si può fare un'altra variazione di bilancio, se può dare un appalto a una ditta privata per far sistemare questo, perché se voi adesso passate lungo mare Marconi, ma che passate mai? Cioè, lì se c'è più, quando vuoi l'ora della palestra, lì c'è l'incudo, perché parcheggiano dove gli va, se c'è forse la segnaletica orizzontale, questa segnaletica, se non permetterete, cioè anche i vigili vanno lì, possono mettere la multa, adesso non c'è niente, solo mettono, non c'è divieto, non c'è niente. La stessa cosa davanti al Bambino Gesù, di mattina, è in caos. Non si fa, se così sta da altre vie, ognuno parcheggia dove gli pare perché non c'è questa segnaletica che permette così. E poi ecco, per esempio, pure una pattuglia di vigili che gira per la città, che ne abbiamo pochi, però una pattuglia di vigili che gira per la città, che ammette un po' le multe per chi non parcheggia come deve parcheggiare, sarebbe una cosa normale, insomma, no? Consiglieri in aula, grazie. Approvazione del regolamento per le migliorie stagionali sul pubblico demanio marittimo. Grazie Presidente. Allora sottopongo alla cortese attenzione del Consiglio questa delibera con allegato il regolamento che disciplina le cosiddette migliorie stagionali ricadenti sul pubblico demanio marittimo, ovvero tutti quei provvedimenti organizzativi temporanei destinati a migliorare la fruibilità degli arenili dal 1 maggio al 30 settembre. Il regolamento precisa le modalità per la realizzazione delle migliorie e le garanzie per la loro rimozione. Consentirà ai titolari di concessione demaniale a scopo pubblico e agli aventi diritto di ottimizzare lo stato della concessione demaniale avente finalità turistica ricreativa. Il regolamento è composto da 11 articoli. Rispetto alle migliorie approvate ogni anno dalla Giunta, abbiamo la possibilità di installare piscine per la talassoterapia, sarebbe l'acqua del mare dentro la piscina. In più, da questo regolamento sono stati individuati, cioè segnali 120 metri quadrati circa per quanto riguarda il noleggio dei natanti. Poi rispetto alla delibera di Giunta è stata aumentata la superficie autorizzabile dai concessionari privi di arenile. Chi ha per esempio una superficie di 40 metri quadrati già chiaramente autorizzata a terra, c'è la possibilità di autorizzarla fino al 100%, quindi diventa 80 metri quadrati. Poi abbiamo oltre da 40 a 50 metri quadrati si può autorizzare fino all'80%, oltre 50 e fino all'80 metri quadrati il 50%,
oltre 80 e fino a 100 metri quadrati il 40%. Oltre i 100 metri quadrati possono essere autorizzati il 35% dell'area che era già concesso. Per quanto riguarda le migliorie previste per i camminamenti pedonali e le pedane in legno, nel caso in cui le stesse fossero necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e consentissero quindi una maggiore fruizione degli avvenimenti a persone diversamente abili, l'ufficio comunale competente valuterà caso per caso la possibilità di autorizzare superfici maggiori. Per quanto concerne le passarelle in legno su specchi acquei e passarelle galleggianti, le migliorie autorizzate potranno avere una superficie massima di 20 metri quadrati. Solo nel caso in cui le stesse fossero necessarie al superamento di scogliere esistenti e consentissero quindi l'abbattimento delle barriere architettoniche e la valutazione a persone diversamente abili, l'ufficio comunale competente valuterà caso per caso, di volta in volta, la possibilità di autorizzare superfici maggiori. All'articolo 7 del regolamento è stata specificata tutta la documentazione occorrente per il rilascio dell'autorizzazione. Fino all'articolo 10 sono state previste le sanzioni nell'eventualità qualcuno non dovesse rispettare quanto previsto dal regolamento. Stiamo sorporando questo regolamento dalle norme che sono applicate al punto, che come sappiamo sono 2 anni circa che già si presso la Regione Lazio, quindi diamo esecutività senza attendere il regolamento del cuore. Se verrà approvato definitivamente, come spero, questa delibera consentirà ai concessionari di fare domanda anche nel mese di ottobre ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi. Come facevano adesso, che facevano una domanda al massimo, non c'erano neanche il tempo per organizzarsi per la nuova stagione. Grazie. Consiglieri in aula. Ci sono interventi? No, io in realtà volevo fare un intervento sulla modalità del consiglio, Presidente. È una cosa piccolissima. Tramite la TV e tramite internet, il sindaco ci vedono da Sydney a San Severino Marche, e qualche giorno fa mi hanno telefonato da San Severino Marche per dire che non è bello però che il sindaco sia così alza che parla. Mi sa che stasera tutti quanti abbiamo dato un'immagine un po' di così che ognuno fa quello che vuole, che ognuno si mette a fare con gli altri. Mi sa che ricordiamo sempre che ci vedono anche persino a San Severino Marche, no? Perché mi sa che non la votano il sindaco, perché dice che fa male chiacchierare con pazienza. Quindi il servizio web funziona, sono contento, faccio i complimenti a Tele Santa Marinella, grazie per il servizio che ci offre. Consigliere in aula, grazie. Sì, consigliere Santi. Sì, noi intervengo soltanto per la dichiarazione di voto. Anche questo è un atto che arriva praticamente a luglio. In ritardo, non ci trovo, e questo mi preoccupa perché vuol dire che nel piano di Sergiarino non c'è, ma un qualcosa, un incentivo per il risparmio energetico, il risparmio idrico, no, non c'è assolutamente niente, in tutto è in base soltanto alla superficie che ognuno ha. Noi, per noi questo veramente è un continuare ad amministrare nella stessa maniera senza poter fare quel salto di qualità che ormai altri litorali hanno avuto, per cui noi in questo momento ci asterremo di fronte alla lavorazione. Prego, sono d'accordo con quanto dice un attimo Dani, sicuramente voleva contenere qualcosa di nuovo per stimolare i nostri operatori locali a migliorarsi, e se noi dovremmo dare questi incentivi, però so che questa che è stata via molte volte a Poetico, poiché gli operatori sentono la necessità di queste cose per poter lavorare, e soprattutto sono tartassati
da tutte le forze dell'ordine, ogni anno una volta di tanto, dove vengono tutti, gli danno certe multe da morire, proprio perché cercano di arrangiarsi e noi non gli veniamo incontro. Con questa delibera gli stiamo andando incontro, cerchiamo di migliorarla, va bene così perché così il prossimo anno non ci sarà da fare quella di giunta e quindi penso che già dall'inverno i nostri operatori potranno ottenere i permessi per queste migliorie, ecco però.